on board, ragazzi, pochi cazzi. Fiorentina Roma è finito, risultato di 1-1. Il risultato che non rispecchia quanto è successo, tanto io, ragazzi, non ce la faccio più. Cioè, non. Sto, è inutile che faccio l'esperto, no, la Roma ha giocato molto. Che vogliamo dire? Cioè, allora ve lo dico subito, è palese, ho anche le prove, è palese, ve lo dico, fidatevi di me. Come vi avevo detto tempo fa, potete andare a cercare il mio video, che Castagna aveva un problema alla testa, i primi momenti, nessuno ci ha creduto, ha detto no, sta solo fuori per un infortunio muscolare, non era vero, lo sapevo, avevo legami, lo sapevo. Vi dico che nell'ambiente della Roma il problema è che De Rossi, Maicon e Pjanic sono contro l'allenatore, hanno litigato e lo vogliono cacciare, quindi giocheranno sempre male. Oggi Pjanic gioca abbastanza bene, però è proprio, cioè, è proprio questo il problema della Roma. Quindi è questo quello che succede, ci bisogna metterselo in testa, ve lo dico, fidatevi, è così, questo succede. Roma che non gioca, non c'è gioco concreto, solito pareggio del cazzo, perché alla fine io preferisco perdere 4-2, 4-3, 5-0 pure, ma si gioca bene. Non che facciamo una partita di merda come facciamo una partita da io non vedo una Roma decente da Roma-Inter dell'11 novembre, quando è del 20 novembre, e si continua a giocare di merda, si prende il solito pareggio, questo sarà tipo il decimo di fila, non ce la faccio più, vedo solo 1-1 e 0-0, più che altro 1-1. Solito pareggio. De Rossi scandaloso, appena inizia la partita subito ha sbagliato Dubala, ha fatto benissimo a toglierlo, De Rossi ha chiesto il cambio, non era, lo dico subito, non era un infortunio muscolare quello di De Rossi, era solamente che ha detto subito cambiamo, non so per quale ragione, non era un infortunio muscolare. E quindi la Roma si è trovata così, abbiamo fatto una partita di merda, onore alla Fiorentina che è andata in vantaggio con un gol fantastico di Ilicic, ci ha segnato di destro, strano. E ha parato un rigore netto, quindi rigore che peraltro per come ho potuto vedere io non c'era, poi l'arbitro, infatti sono stato felice quando ha sbagliato perché il rigore non c'era, quindi è giusto che sia successo così. Poi l'arbitro non è capace, arbitrare, io li radierei proprio, perché se tu dai un rigore, lasciamo stare che non c'era, se tu dai un rigore del genere, perché se tu lo dai vuol dire che Iturbe se ne stava andando a porta vuota, quindi avrebbe segnato chiaro occasione da gol, dai il rigore e subito nell'immediato rosso. Il rigore non c'era, non lo dai, non importa, è giusto che non lo dai, l'hai dato, dai il rosso, per forza. Quindi alla fine, cioè, non voglio parlare più degli, cioè, voglio parlare degli arbitri in sé, perché comunque il rigore manco c'era, però voglio parlare della pochezza degli arbitri, ma come cazzo si fa? Cioè, dell'ignoranza professionale, non so nemmeno se si dice. Insomma, la Roma che fa 1-1, il risultato in ottica Europa è buono, ragazzi, però almeno io mi abbiocco a vedere la Roma così, cioè, io mi pare, quando tipo mi vedo le partite, che ne so, Parma-Chievo, queste partite così, io rimango lì, guardo, cioè, non so che dire, mi rompo proprio i coglioni. E così è. Io vi dico che questo weekend sarò fuori, quindi non potrò recensire il prossimo pareggio della Roma, che sarà quello in casa con la Sampdoria. E vabbè, semmai, se riesco, lo pubblico verso mercoledì, anche se è un po' tardi, se lo volete lo faccio. Prima non ce la faccio assolutamente. Sto Roma quindi che fa 1-1. Ripeto, risultato utile per l'Europa, ma che non rispecchia assolutamente quanto è accaduto in campo. Non capisco perché non fanno giocare Dumbia, e lo dico a questo punto, se è così a fine anno devono mandare via De Rossi. Io non voglio che va via Garcia, voglio che va via De Rossi, Pjanic e Maicon. Quelli che sono contro l'allenatore vanno via. Perché non è possibile che da noi comandano i giocatori, che non comanda un cazzo l'allenatore. L'allenatore deve essere quello che comanda. De Rossi, Pjanic e Maicon, chi che sia, è contro l'allenatore, via, fine anno, te ne vai. Te ne vai, De Rossi ama tanto l'America, se ne andasse a fanculo in America, non lo vogliamo. 6 milioni e mezzo l'anno, capitano futuro, ce l'ha rovinato il futuro. Vabbè ragazzi, io vi saluto qui, buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video. I'm the Trumpster, motherfucker.